www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Tutte devono avere un percorso che va dal facile al difficile, quindi una prima parte analitica, una seconda parte sintetica, e poi da due drill a quattro drill, cioè fase di gioco di quarto d'ora o 18 minuti, a chiudere, perché poi alla fine il gioco ci deve essere, però anche il gioco, almeno dal mio punto di vista, deve avere delle richieste tecniche molto molto chiare, molto molto chiare. Del tipo, se sto facendo intralottazione, nella fase che va a preparare, diciamo così, la stagione, io voglio che l'intralottazione la si faccia anche nella fase di gioco. Molto, molto chiaro. E l'ultima domanda sulla gestione, diciamo così, dell'allenamento, delle sedute, riguarda il tema secondo il quale nell'ultimo periodo si è un po' diffusa la teoria per la quale sarebbe opportuno ridurre un po' l'insegnamento della tecnica pura a vantaggio di abilità sviluppate nelle situazioni di gioco. Sembra, adesso non vorrei usare un termine improprio, ma c'è quasi la moda di allenare la tecnica nel gioco, che secondo me è un concetto che vuol dire tutto, vuol dire niente. Però mi rendo conto che, ripeto, è un'idea sempre più diffusa. Cosa ne pensi tu? Allora, io mi sono dei filmati su questo nuovo, diciamo così, percorso intrapreso da più allenatori, anche in Serie A, in Lega Pro maschile. Sì. Ho visto che qualche allenatore adesso sta lavorando in questo senso qua. Sì, si fanno una fase di gioco importante, che viaggia intorno ai 20 minuti, e dopodiché ci sono delle pause dove si va subito a riproporre, da un punto di vista tecnico, analitico, sintetico, quanto di brutto, fra virgolette, si è visto nella fase di gioco. C'è chi ottiene risultati, vedi Trento maschile, e quindi è ovvio che qualche considerazione, qualche riflessione va fatta in questo senso. Io ripeto, rimango aggrappato un po' a quelle che sono le mie progressioni, a quello che è il mio percorso, soprattutto perché incanalato soprattutto per i giovani. Non mi riservo però la prima occasione di andare a vedere un attimo questa tipologia, insomma, di allenamento, che da più parti sento che qualcuno sta sposando, insomma. Sì, la riflessione che fanno questi allenatori è la seguente: nell'analitico io ho un elevato numero di ripetizioni, ma sono lontane dalla realtà. Nella fase di gioco ho poche ripetizioni, però vengono effettuate in un contesto simile a quello della gara. E quindi ho questo vantaggio. L'obiezione che faccio io è questa: se devo allenare la difesa in compressione, voglio vedere ad allenare nel globale, nella fase 6 contro 6, cioè, devo necessariamente fare un lavoro analitico. Per quello, su certi aspetti faccio fatica a sposare in pieno questa teoria. Non so se la mia perplessità. Questa teoria qua va sempre così, perché poi le riflessioni e le chiacchiere le abbiamo fatte anche noi in giro per l'Italia. Tutto va fatto in base al gruppo che hai a disposizione. Allora, con una prima squadra, secondo me, questa potrebbe essere una soluzione ottimale. Lo fai in fase gioco, vai a rivedere alcune situazioni che non sono andate bene e le riproponi con qualche atleta. È ovvio che un paio di atleti lavoreranno su posture difensive, un paio di atleti vanno a ripetere il gesto d'attacco, l'allenatore dovrà rivedere magari qualche situazione di uscita da rete per quanto riguarda poi la gestione e la collocazione del suo fronte visivo rispetto all'uscita della palla. Nel settore giovanile io sono sempre del parere invece che tutto fatto a piccoli passi. Poi probabilmente, anzi mi sento anche probabilmente, da un certo periodo della stagione in poi ci può stare questo, se prima hai costruito uno scheletro importante e hai costruito delle fondamenta importanti.
perché come hai detto tu poc'anzi, se noi parliamo di difesa in compressione e l'atleta questa non l'ha mai toccato, è difficile sì, collocarlo lì, buttarlo in mezzo a una fase gioco e buttiamo lì tre esercizi e poi scappiamo via da questo. Condivido perché ripeto, se il gesto è stato affinato, se il gesto è stato come si suol dire, riconosciuto dal proprio io corporeo, allora le cose le puoi riproporre tranquillamente, ma se il gesto non è ben stato appreso dall'atleta, è anche difficile in 4-4-8 riproporglielo poi una fase di tra un esercizio di gioco e l'altro, insomma. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.